Ho scelto di raccontare Borgovecchio perché storicamente a Palermo è un quartiere fortemente resistenziale verso qualsiasi tipo di omologazione, persino all'interno di una città come Palermo. È il quartiere dei giovani scippatori, è un quartiere dove a Palermo si può andare a comprare di notte, no? La frutta puoi andarla a comprare di notte, la carne puoi andarla a comprare, il pane puoi comprarlo di notte. C'è un quartiere che vive 24 ore su 24. È il quartiere di mare, è l'ultimo quartiere di Palermo che si affaccia ancora sul mare, perché anticamente era il quartiere marinaro. In realtà Borgovecchio è soltanto un escamotage per raccontare una storia che si muove all'interno di un quartiere che solo per caso è Borgovecchio, perché c'è un quartiere a Palermo che si chiama Borgovecchio. In realtà è assolutamente una mia patria interiore, una mia patria immaginaria che è molto legata alla realtà delle città del Meridione, dove io faccio muovere questi personaggi. Ho scelto proprio Borgovecchio perché oggi un atteggiamento resistenziale verso l'omologazione lo fanno soprattutto i bambini e in qualche maniera anche gli animali. Sì, è anche una storia di amicizia tra tre ragazzi in realtà: Mimmo, Cristofaro e Celeste. Celeste è la figlia della prostituta che è compagna di scuola di questi ragazzi, che vive su una terrazzina, perché la madre lavora all'interno, accoglie i clienti all'interno, quindi lei sta fuori e sta tutto il giorno su questo terrazzo a studiare, perché ha capito che è l'unica maniera per evadere da questo claustrofobico destino di ripetere la storia dei propri genitori è quello di avere maggiore consapevolezza della realtà, di avere gli strumenti per fuggire via. Cristofaro, che in greco vuol dire portatore di Cristo, quello che trasporta Cristo, è il ragazzo che ha un padre molto violento, un padre che si ubriaca e ogni sera puntualmente lo picchia. Cristoforo sa di dover morire, sa che verrà ucciso dal suo padre e condivide questa disperata consapevolezza col suo amico Mimmo. Mimmo è in qualche modo il protagonista perché, tra virgolette, è il ragazzo normale, ma che sceglie di, anche per la disattenzione totale dei genitori, di andare a vivere con il cavallo Nanà. Nanà è un cavallo comprato dal padre di Mimmo per mandarlo a correre nelle corse clandestine dei cavalli. Siccome lui è molto bravo a trattare con questo cavallo, il papà decide che lui può stare nella stalla con lui, vive con il cavallo. Storie così estreme di violenza, di disperazione esistenziale e geografica avevano una sola possibilità per me di raccontarle, che è quella della favola, della possibilità di trasformare una realtà così al limite della narrazione anche emotiva in una favola dove la crudeltà è come se fosse già nel conto, no? Le favole sanno essere molto crudele. Qui la crudeltà è invece nella realtà, la crudeltà è molto reale in queste storie che io racconto. Tra l'altro questi personaggi esistono davvero, davvero. In un quartiere di questo meridione c'è una bambina che studia tutto il giorno sul terrazzino col sole o con la pioggia perché la mamma sta facendo la prostituta. Davvero c'è un bambino che trasporta un cavallo per il quartiere per farlo allenare per le corse. Davvero c'è un bambino che viene picchiato la sera dal papà. Davvero c'è uno scippatore che si chiama Totò. Totò in siciliano vuol dire salvatore, quindi ha un altro nome in qualche maniera collegato a un elemento religioso. Davvero c'è uno scippatore che è molto veloce e riesce a scippare e a scappare via. E davvero esistono tanti Totò che vengono uccisi dalla polizia.
in questo quartiere reale di Palermo, alcuni anni fa c'era un muro dove erano state affisse delle targhe dalle famiglie, dove si ricordavano con nome e cognome tutti i ragazzi uccisi dalla polizia mentre scappavano, e in ognuna c'era scritto ucciso dalla vile mano di un poliziotto. Quindi era veramente una dinamica di assoluta resistenza e di opposizione con l'illegalità a una marginalizzazione che è quella delle città del meridione, ma anche di alcune realtà meridionali all'interno delle città del nord.